Presidente, questo è decisamente un momento importante. Stiamo entrando nella storia del parco come fotogrammi viventi e ci aggiungeremo alla mostra anche alla vostra destra, la nostra storia che abbiamo avuto il piacere di realizzare recentissimamente, direi negli ultimi giorni. Una rapidissima riflessione che mi ha riportato a molti anni fa. Ho visto tra voi con grande piacere, ho trovato dei volti che non vedevo da tantissimi anni e risalgono appunto agli anni 70 e là albergano molti dei miei ricordi più belli. E in quegli anni io iniziai a lavorare per il parco, i primissimi anni 70, nel 71-72. E una cosa mi ricordo, tra i vari disegni che feci in quel periodo, disegnai anche delle cartografie del parco e notai subito che il parco, dai 500 ettari iniziali del 22, era a ben 30.000 ettari, parlo del 70-71. Visto oggi questo, un arco di tempo più lungo, fa piacevolmente impressione, perché il parco è aumentato di 100 volte rispetto ai 500 ettari iniziali. Oggi il parco copre un territorio che riguarda tre regioni di ben 50.000 ettari per la zona di protezione esterna. Detto questo, lascerei quasi subito la parola ai nostri volontari. Ringrazio ovviamente il mio servizio e tutti gli altri servizi che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. E ancora più in particolare ringrazio il volontariato del parco, che è ospitato al parco ormai da quasi, direi da 20 anni. Qui a pochi giorni celebreremo anche i 20 anni di esistenza del volontariato, ed è una carta vincente, lo è stata per tanti anni. Pensate che accogliamo quasi 1.000 persone nell'arco di un anno. Tornando a noi, abbiamo chiesto un pensiero augurale a una serie di personaggi importanti, e ce ne sono pervenuti 5, e da parte di Piero Angela, Dacia Maraini, Fulco Pratesi, che moltissimi di voi conoscono, è stato presidente per 10 anni, a Giuseppe Cederna e a Sbera Sagramola e ad altri. Quelli che arriveranno in ritardo ovviamente li leggeremo in un'altra occasione. Per cui lascerei la parola ai nostri amici che rappresentano degnamente l'associazione Inakis, dedita pienamente al volontariato. Hanno scelto il nome di una farfalla diurna bellissima, l'Inakis Io, che probabilmente avete visto tantissime volte, anche se forse non è comunissima come tanti anni fa. Grazie ancora a tutti i volontari, prego, allora lascio la parola a voi. Grazie a tutti. Abruzzo, Lazio, Molise è il più bello, importante e affascinante parco nazionale d'Europa. Il mio amore e il mio impegno per salvarlo sono iniziati nel 1968, quando, incaricato da Italia Nostra, coordinai un piano per il suo riassetto dopo anni di abbandono e di aggressione. E anche i 10 anni, passati alla sua presidenza, mi hanno convinto dell'eccezionalità di questo luogo, in cui paesaggi splendidi, flora e fauna di immenso interesse e un insieme di borghi di altissimo valore paesistico e sociale contribuiscono a fare una gemma nel panorama delle aree protette d'Italia. E oggi il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio Molise, compie 90 anni, voglio inviare a tutti coloro che in esso e per esso lavorano e ai suoi abitanti, anche quelli non umani, il mio più caloroso augurio di lunghissima, serena e felice vita. Fulco Pratesi. Mi dispiace non poter essere con voi in questo giorno in cui si festeggiano i 90 anni del parco che ho imparato ad amare e che ho scelto come mio rifugio per scrivere in tranquillità. I grandi alberi centenari, la presenza di animali antichi e selvatici, la bellezza delle sue cime, dei suoi cervi, dei suoi cavalli, la ferma gentilezza dei suoi abitanti mi rendono il parco amico e vicino. Mi auguro che possa rimanere così per lungo, lunghissimo tempo. Un carissimo saluto da Dacia Maraini. Cari amici, per fortuna c'è chi oggi si impegna, come voi, a difendere le bellezze del nostro paese
e in questa giornata mi spiace non essere tra voi a festeggiare i 90 anni del parco. Grazie per quello che fate. Molti affettuosi auguri, Piero Angela. Viene spesso a trovarmi, lo ricordo con la neve, a riposo sotto le foglie rosse dei faggi e già in piedi nei verdi brillanti della primavera. Ho assistito alle sue prime battaglie e so che ha la pelle dura, le cicatrici e la tenacia dei giusti. Non ci torno da molto tempo, ma so che mi aspetta. E mi aspetta ancora quel lupo che una sera mi attraversò la strada affondando nella neve. Quel lupo sono io, dodicenne, su un maggiolino rosso. È lo sguardo ammirato di mio padre, il sorriso stupefatto di mia madre, l'urlo di mia sorella. Quel lupo fa parte della mia vita come l'aria che respiro in questo momento. Lunga vita al lupo, alle rocce, alle foreste e a tutte le creature del parco d'Abruzzo. Lunga vita ai ricordi che fanno della nostra vita un grande parco. Giuseppe Cederna. Non è una semplice ricorrenza, ma l'evento che, posto all'attenzione del pianeta, comprova l'operosità e la capacità umana di rispetto e di amorevole tutela di quanto ci è stato dato. Complimenti a voi tutti per l'attenzione e la perseveranza nell'aver saputo cogliere, mantenere e rafforzare, nel tempo dei vostri mandati, gli elementi portanti insiti nello spirito che ispirò la fondazione del parco. Giancarlo Emanuela Pari, Studio Legale d'Avezzano.